Buongiorno ragazzi, siamo di nuovo qui in Corsica, siamo ancora qui in Corsica, stiamo andando a visitare la cittadella di Porto Vecchio e ovviamente è un po' in salita. Sì, un pochino, i bimbi abbiamo fatto, non so, 20 metri, già non ce la fanno più, dicono, eh. Comunque non manca più tanto, vedete subito lì la fine della salita. Ma più o meno. Comunque andiamo, saliamo e scopriamo Porto Vecchio insieme. Dai. Ed eccoci, anche questa sera facciamo un giretto, ci troviamo a Porto Vecchio. Esatto, dovrebbe esserci qualcosa in più di ieri sera, perché ieri sera avevo soltanto due barche, tre ristoranti e basta. Però c'era il parco giochi e i bimbi erano contenti. Sì. Porto Vecchio è il centro del turismo per quanto riguarda appunto la Corsica e soprattutto la vita notturna. Quindi stiamo facendo una passeggiata sul lungomare e domani però con calma la visiteremo tutta sì, quanta. Sì, la visiteremo bene. Adesso ci facciamo un giretto tra gli yacht di lusso. Esatto, come a Saint Florent. Se non l'avete ancora visto, vi mettiamo il link del video che dovrebbe essere già uscito. Anche qua ci sono tantissimi yacht di lusso e quindi ci facciamo un po' gli occhi. Sì, Ginevra chiede se possiamo salire su quello. Sembra bello, però non so. Funziona tipo suoniamo il campanello. Abbiamo visto, Fede? Le navi con le ruote. Abbiamo visto delle barche con le ruote che erano qua, che passavano la rotonda, vero? Hanno sbagliato strada. Che posto strano. Ma mi stavo chiedendo, questo mondo come funziona? Non mi sono mai informata. Cioè, devono prenotare il posto? Devono... Cosa pagano? Come funziona? Se qualcuno di voi lo sa, mi illumina gentilmente. Ah, sì, eccoli qua che assaggiano un buon pastis... Ah no, acqua e menta. Acqua e menta. Abbiamo terminato la prima salita, qua troviamo già uno dei bastioni. Porto Vecchio in realtà ne ha 5 bastioni, questa cittadella fortificata è formata da 5 bastioni. Questo non è il più famoso, perché il più famoso lo vedremo tra poco, ed è il bastione della France. Però adesso continuiamo ancora a salire e facciamo un giro per il centro. Ragazzi, anche qui ho trovato il centro di informazioni turistiche che mi ha dato un po' di materiale, veramente gentile, e ci ha spiegato un po' le cose principali da visitare. C'è anche una navetta gratuita ogni 20 minuti che collega la parte alta con la parte bassa di Porto Vecchio, e quindi veramente interessante e gentile. Parlano, devo dire che in quasi tutti i centri turistici in cui siamo andati parlano comunque l'italiano. E adesso facciamo un giro e poi magari prendiamo la navetta. Ragazzi, iniziamo il nostro tour in 9 tappe del centro storico di Porto Vecchio. Partiamo dalla Piazza del Comune. Sì, a sinistra troviamo il bastione del palazzo, che era una vecchia caserma dei soldati e degli ufficiali genovesi. Invece a destra abbiamo il bastione di San Giorgio, che prende il nome dall'istituto bancario genovese che aveva in quel tempo la giurisdizione su tutta la Corsica. E poi andiamo avanti, qui dietro per esempio c'è una bella piazzetta. Qui dietro, in realtà ci siamo passati anche già prima, da sotto troviamo il bastione Sant'Antonio, anche detto il bastione della Fontana Vecchia, perché qui è dove c'era la prima fontana della città.
Siamo arrivati nella piazza centrale della cittadella, che si chiama proprio Piazza della Chiesa, anche se le chiese sono due. Esatto, troviamo qui dietro la chiesa di San Giovanni Battista. La particolarità è che il campanile è in stile barocco, è molto simile a quello della città di Guenza, un piccolo paesino nell'entroterra qui della Corsica. Invece quello alla mia destra è... è la cappella di Santa Croce, che risale al 1656. Esatto, ed è ancora sede della confraternita di Santa Croce. Andiamo a vederle. Allora, nous avons pris un baguette, un hot dog e un pan a cioccolà, cioè potevamo non prendere un pan a cioccolà. Comunque siamo quasi all'ombra di questo Bell'Ombra, che è questo alberone nella piazza che chiamano proprio così, Bell'Ombra, però non so esattamente che albero sia. Da Place de la République, quindi proprio in centro, e assaggiamo anche il pan al cioccolà. E buono. Tra l'altro la Bell'Ombra di questo albero di latifoglie, originario del Sud America, del Pampas. E bella pianta. Devo dire che questa piazza inizialmente non era asfaltata, poi soltanto negli anni 80 l'hanno asfaltata. Siamo arrivati in Piazza Ettori e qua devo dire che è un po' un'isola, un ambiente molto intimo della città. Trovate alle mie spalle questa casa con la scalinata, che è famosa perché è stata utilizzata come ospedale dalle truppe genovesi. Abbiamo percorso tutto Corso Napoleone, adesso qua ci troviamo in via della Cittadella e qua troviamo anche un pezzo di muro che collegava il Bastione della Francia con il Bastione del Mulino. La nostra direzione adesso è il Bastione della Francia, che è il più famoso e sicuramente anche il più fotografato qua di Porto Vecchio. Siamo arrivati di fronte al Bastione di Francia, il più famoso qui a Porto Vecchio, e inizialmente aveva però un altro nome. Si chiamava Un Baluardo di Amarina. Esatto, poi quando nel 1769 le truppe francesi sconfissero il generale Pasquale Paoli, questo baluardo cambiò nome e prese il nome di Bastione della Francia. Già, proprio così. E Paoli fu mandato in esilio. Ciao ciao Paoli. Siamo entrati nel Bastione di Francia, qua c'è anche questa piccola mostra di tutte le cose tipiche qui della Corsica del Sud, adesso però saliamo perché da qua ci hanno detto che c'è una vista spaziale. Siamo saliti in cima al Bastione Francia e da qua c'è una vista fantastica sul porto. Laggiù si vedono anche le saline, perché dovete sapere che in passato questa zona è appunto anche stata dedicata alle saline, ad oggi in realtà sono praticamente quasi inutilizzate. E un'altra particolarità, Porto Vecchio non si è mai sviluppata tantissima nel passato, perché proprio in questa zona c'erano delle paludi e quindi c'era anche parecchia malaria, oltre alle invasioni dei pirati. Thank you.
Ragazzi, questa è l'ultima tappa del nostro tour a Porto Vecchio. Questa qua è Porta Genova, era inizialmente l'unica via d'accesso appunto al borgo ed era protetta da feritoie e da un cannone che appunto proteggeva l'ingresso alla città. Ragazzi, siamo proprio nel centro storico e c'è anche un camper, sicuramente ha sbagliato strada, non è italiano ma lo vedevo così che alla guida, no non è possibile. E in bocca al lupo. Ma cosa fai? Mangio baguette. Che mangia pan. Buongiorno ragazzi, nuova giornata qui in Corsica. Stiamo andando a visitare la cittadella di Borgo Vecchio. Porto Vecchio. Ah, però quando sbagli tu le blocchi sempre. Buongiorno. E allora ragazzi, grazie di essere arrivati fino qua in questo video e noi volevamo ancora ricordarvi che questo video fa parte del tour che abbiamo fatto in Corsica nel 2023. E quindi se siete interessati, qui sopra trovate il link direttamente alla nostra playlist. Mi raccomando, ricordatevi, perché per voi è un piccolo gesto ma per noi è molto importante, di iscrivervi al nostro canale, e noi ci siamo appoggiati a questo libro per avere un'idea un po' più chiara sull'itinerario da seguire. Quindi se volete anche di questo trovate il link per acquistarlo direttamente su Amazon. Noi vi ringraziamo, ci vediamo ovviamente nel prossimo video, quindi continuate a seguirci. Ciao! Ciao.